Mister, iniziamo da lei, ovviamente, nel senso impressioni e sensazioni in questa fase preparatoria, passi avanti ovviamente, di quanto? Sì, veramente, buongiorno a tutti, è un momento, un periodo un po' particolare, però devo dire che dal punto di vista della concentrazione di quello che abbiamo fatto dal punto di vista programmatico è stato tutto fatto. Programma di allenamento per tiro, si è fatto praticamente tutto quello che aveva in programmazione, ma riferito solo anche specificamente al contenuto, e adesso siamo su una fase di miglioramento che si riferisce alla velocità e alla parte tecnica. Abbiamo fatto un carico fisico molto importante, continuiamo questa settimana, per questo abbiamo deciso di fare due doppie, mercoledì e giovedì, sapendo che abbiamo una partita la domenica, però il nostro obiettivo è arrivare bene all'inizio del campionato. Quindi questo significa, non vuol dire chiaramente che trascurrerete la Coppa Italia Team. A che punto è il Benevento in questa fase del suo quanto può riuscire ad esprimere domenica del suo potenziale atletico il Benevento? Allo stato attuale della preparazione. Sì, logicamente è normale che la squadra non arriva al massimo, però ragazzi nuovi soprattutto hanno capito subito l'idea, la filosofia della squadra e noi siamo molto molto soddisfatti di quanto abbiamo fatto a oggi. Logicamente la partita sarà diversa, sarà il fattore di stress, sarà il fattore di quello che abbiamo detto prima, di una settimana un po' particolare, l'assenza di logicamente di Carmelo, per questo si deve valutare. Quanto si sta sentendo la mancanza anche di Carmelo dal punto di vista proprio morale? Guarda, io ti faccio una piccola storia. Nel 94, quando Maradona viene sospeso la partita con la Bulgaria, Fernando Redondo fa un commento molto interessante. Lo trova Diego dopo la partita e gli dice: ti cercava tutta la partita e non ti trovava. A me mi succede lo stesso. A ogni situazione in campo lo cerco a Carmelo e non lo trovo. Mi è successo anche la partita amichevole. È molto difficile, devo dire che è molto difficile. Cercheremo di fare il massimo. Noi siamo in contatto permanente, 2 o 3 volte al giorno. Aspettiamo che in breve, possiamo stare nuovamente insieme. Dal punto di vista tattico, a che punto siete? Chiaro che siete partiti dall'anno scorso, però ci sono tanti. Sì, dal punto di vista tattico si è cambiato un poco, che dopo meno sviluppato nel collettivo. Lo voglio spiegare meglio. Quando uno ha esterni con certe caratteristiche che sanno giocare con il corredore interno, si devono creare situazioni variate. Entonces, noi stiamo cercando di fare movimento all'esterno attraverso movimenti con il terzino o con la mezzala, perché abbiamo 2 esterni oggi che giocano molto bene nel corridoio interno. Sono caratteristiche diverse, voi siete abituati, o eravamo abituati a vedere a Cia di un lato, Pintori dell'altro, molto largo e profondo. Adesso dobbiamo avere una squadra molto con più gioco interno, per questo per darle variabilità deve avere un movimento della mezzala, un movimento del terzino. Entonces, tutto questo bisogna tempo. Però come sono molto bravi tecnicamente, giocatori di una certa esperienza, facilmente riescono a superare questa difficoltà. Per quanto riguarda il mercato, ti aspetti qualche altra cosa, visto che comunque chiuderai il primo del discorso? Guarda, non mi aspetto tante sorprese, sono molto soddisfatto, quando parlo in prima persona parlo anche per Carmelo, sono molto soddisfatti e pensiamo che abbiamo una rossa di qualità, abbiamo tante variabili, adesso dobbiamo subito mettersi a lavorare, abbiamo una base fatta l'anno scorso, questo ha facilitato il nostro lavoro.
perché anche dal punto di vista difensivo è molto più facile. Conosco la filosofia, conosco la metodologia, allora sul mercato si può fare, però deve essere una cosa molto molto misurata. Mister, per quanto riguarda la situazione degli infortunati, gli scambi devono essere ritornati ad allenarsi col gruppo, danno Rajic invece? No, tutti a posto. Recuperato tutti a un sì, settore? Sì, 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 no, Cristian si è recuperato, ha fatto già due allenamenti, gli diamo una palla, cambio di direzione, sta bene, sta bene. Il caso di Danna è un problema che si sta verificando, però niente, niente grave, sì che siamo praticamente completi. C'è fiducia quindi del sì, molto. Sì, molto. No, siamo tranquilli anche perché, ti ripeto, quest'anno abbiamo la possibilità di avere una rossa equilibrata, la mancanza di un giocatore specifico, nel caso Danna, abbiamo Pedro che sta veramente molto molto bene, sì che siamo molto tranquilli. Vai, no, vai, vai, vai. In merito ai nuovi acquisti, da chi è rimasto particolarmente impressionato? Guarda, tutti che non sono venuti mi hanno impressionato soprattutto per la loro disponibilità, per la loro umiltà, questo è il primo passo, si hanno messo a disposizione, nessuna esigenza, la qualità tecnica di tutti che sono venuti è indudabile, sono diversi, caratteristica diversa, però sono giocatori di alto livello, possono fare la differenza in queste categorie. Sicuramente voi state lì per giudicarlo, però sono giocatori che ripeto, secondo me, di altissima qualità. Grazie. Mister, chiedo scusa, ritornando un po' al discorso tattico, al di là dei numeri, insomma, ecco, lei già detto qualcosa, si era parlato anche all'inizio della stagione, la possibilità di giocare con un trequartista. Una cosa che vedremo già da domenica, c'è anche novità al di là appunto dei numeri di come si discorda la squadra. Sì, sì, è possibile. Sicuramente questa squadra avrà sempre tanti movimenti, però la figura dei quattro giocatori del centrocampo, dopo come si distribuisce nel campo, è un altro discorso. In un determinato momento lo può fare Mancuso, in un determinato momento lo può fare Montiel, anche il proprio Deliscio lo può fare il trequartista. Se il giocatore che gioca, l'importante è che si possa muovere e creare superiorità numerica in tutte le linee. Questa è la nostra filosofia. Stiamo lavorando per giustamente avere un tantissimo di movimenti e stanno rispondendo bene. Però sì, la figura del trequartista a me piace tanto perché è una figura che sta in estinzione nel calcio moderno e per, secondo me è fondamentale per la costruzione e lo sviluppo del gioco. Sento parole sulla difesa, sei contento? Sì, molto, molto solida, molto, molto attenta. Giocatori che si stanno riprendendo, questo è lo spirito del gruppo. Sappiamo che tecnicamente sono molto bravi, se tutti andiamo sullo stesso binario possiamo fare grandi cose. Io sono molto molto soddisfatto di come le cose stanno andando e la partita ti darà una certa misura. Abbiamo ancora un mese per iniziare il campionato, però il fatto di aver giocato insieme più di sei mesi, sanno che tipo di movimento e in che situazione si devono muovere, come si devono muovere. Questo facilita la lavoro del motore. Mister, ritorno sull'aspetto dell'impostazione. Rispetto all'anno scorso, che c'era fatica a trovare profondità e soprattutto la risoluzione degli ultimi sentimenti. Lei, con il lavoro che sta facendo e con le caratteristiche dei giocatori, pensa che miglioreremo questo aspetto? Guarda, quando abbiamo andato sul mercato, parlavamo sempre con il presidente e con il direttore, era questa nostra preoccupazione, avere un cambio di ritmo, un cambio di passo, soprattutto in zona 3, e maggiore profondità e efficacia. L'anno scorso è vero che aveva una certa difficoltà giustamente per caratteristiche dei atleti. Quest'anno abbiamo molto molto più cambio di passo e crediamo che sì, sarà una squadra molto più aggressiva dal punto di vista offensivo, sarà una squadra
che sicuramente creerà tante situazioni. Dopo l'efficacia viene anche nel discorso individuale, se assieme ad un giocatore che si allena nel volume incerto per fare certo tipo di movimenti in campo, non so se è chiaro, una ripetizione di un gesto tecnico, se viene ripetuta con un maggior volume, logicamente ha più fiducia, guadagna autostima e automaticamente arriverà al gol più facilmente. Noi stiamo lavorando tantissimo su quello, stiamo facendo un volume molto alto di lavoro specifico offensivo. Per questo credo che quest'anno sarà una squadra che avrà in diverse posizioni del campo giocatori in situazione di fare gol. Questo è il nostro obiettivo, ripeto, se vuole anche a un fatto di caratteristiche individuali. Durante l'anno e anche in quest'ultima fase si è parlato tantissimo di quel caso Cipriani. Come sta il ragazzo mentalmente e fisicamente? Guarda, io ti posso dire che io lo vedo bene, si allena con rispetto, con serietà, si allena con voglia, oltre a questo fare un lavoro di velocità, nel quale il primo commentario è stato questo, dico, guarda, questo ragazzo non ha visto mai allenarsi così, questo fa piacere, noi faremo tutto per recuperarlo, dopo dipende dal giocatore, ripeto, nella stessa sintonia, il compagno, credo che tutti andiamo nella stessa direzione, uniti, possiamo fare grandi cose, da sole, veramente non possiamo andare da nessuna parte, questo lo sono tutti, del primo all'ultimo. Questo è voi state sempre qua con noi, voi potete vedere la serenità dell'ambiente, la calma, la tranquillità e la voglia. Cioè, se tutti possiamo avere lo stesso obiettivo, e l'obiettivo è comune, stare sopra l'obiettivo individuale, possiamo arrivare a qualche parte, se no sarà impossibile. Nel caso Cipriano non è diverso del caso Montino, del caso Patiniero, del caso Germinale, per citare gli attaccanti. Credo che tutti si devono mettere a disposizione della società, tutti si devono mettere a disposizione del staff tecnico e dare il suo contributo, non importa se è di 10 ore o di 10 minuti, perché il contributo deve essere, sempre al 100%. Sì, ci stiamo cercando di informarsi, sappiamo che oggi hanno un amichevole, stiamo bene, siamo sempre molto attenti, anche perché questo è un punto che noi dentro del fatto strategico noi non lasciamo niente per caso, andiamo a vedere anche il minimo dettaglio, ci stiamo vedendo. Grazie a tutti, buona giornata. Gracias.